Ciao ragazzi, siamo Lori e Matteo. Vi presentiamo le notizie del mese di luglio. Mi Generation, è uscito il bando per l'affidamento della coprogettazione e realizzazione del forum delle politiche giovanili Mi Generation Camp e si svolgerà presso la fabbrica del vapore dal 27 al 29 settembre 2013. G-Lab, laboratorio di cittadinanza. È un progetto pilota nato dalla collaborazione tra Assessorato delle Politiche Sociali e Servizio Giovani del Comune di Milano, con l'associazione Rete di G2 Seconde Generazioni, che si propone di fornire informazioni di primo livello sul tema della cittadinanza, attraverso un nuovo desk composto da giovani di origini italiane e straniere. Vengono organizzati incontri mensili culturali come seminari e dibattiti, ma anche proiezioni di film, DJ set, mostre artistiche e installazioni. In fase sperimentale, G-Lab sarà aperto al pubblico tutti i mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 18, fino al 30 settembre 2013. L'arte di strada a Milano. Vuoi prenotare degli spazi dove esibirti? Con Strada Aperta, il portale creato dalla Federazione Nazionale Arte di Strada, puoi farlo. Iscrizioni online dal sito milano.stradaaperta.it. Vuoi andare a quel paese gratis? Ti ci mandiamo attraverso lo sportello di consulenza L'Informa Giovani, dedicato al servizio volontario europeo. Ti potrà aiutare con informazioni utili per inviare la tua candidatura e dare consigli per scegliere il progetto più adeguato alle tue esigenze. Martedì 2 e 16 luglio, dalle ore 15 alle ore 18. Progetto Giovani. L'Università degli Studi di Milano cerca ragazzi e ragazze da coinvolgere in un progetto di ricerca sui giovani milanesi. Si rivolge in particolare a ragazzi e ragazze che abbiano frequentato corsi di formazione professionale o istituti professionali e che abbiano lasciato la scuola dai 3 ai 5 anni, oppure a ragazzi e ragazze che si siano laureati dai 3 ai 5 anni fa. Up for Me è un progetto promosso dal Comune di Milano, aperto a maggiorenni e alle microimprese, per incentivare lo sviluppo di strumenti innovativi basati sull'utilizzo di dati pubblici, capaci di portare alla luce il valore del patrimonio informativo pubblico. È articolato in Up4Me Open Contest, concorso aperto a tutti, singoli individui e microimprese. A giudicare la migliore app sarà una giuria composta da personalità di spicco del mondo dell'innovazione digitale italiana e internazionale, che selezionerà i progetti più meritevoli nei diversi ambiti tra i quali mobilità, traffico e trasporti, green, turismo e tempo libero, sanità e disabilità. Up4Me Open Campus, un intenso programma di conferenze e workshop con protagonisti e specialisti dell'economia digitale. La partecipazione è gratuita, con registrazione obbligatoria fino ad esaurimento posti, da maggio a luglio 2013. Chiocciola Diversity European Idea Competition, concorso di idee per progetti culturali. Hai un'idea su come promuovere, finanziare, creare e rendere accessibile la cultura attraverso le nuove tecnologie? Ora potrai presentarla e avere la possibilità di vederla realizzata e di seguire dei corsi a Londra e a Bruxelles. Vi auguriamo buone vacanze e a presto, ciao da Lori e Matteo. Ciao.